Ok. Ma hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Underlink 91 su questo nuovo episodio di Nazma Eleven Strikers. Ho letto i vostri consigli, ho letto tutto quello che mi avete scritto sul video. Le divise le avevo già cambiate da prima che me lo diceste voi, perché comunque sia mi ero un po' annoiato a vedere sempre la stessa divisa. Ho reclutato Nero perché ha parata B, quindi è una cosa eccezionale. Inoltre ho reclutato Jack dell'Inazuma Jupan e anche Xavier dell'Inazuma Jupan perché comunque sia Ok, cominciamo. è molto meglio dello Xavier della Genesis o Zin, comunque sia sono due personaggi diversi. Poi fate voi. E Ok, prepariamoci per la partita. niente, quindi la squadra per il momento è così. Ho anche messo Stoutberg che è molto più utile di Bobby. Nero in porta, ho detto, fa paura. E a posto. Inoltre ho provato anche a usare gli strumenti, però ok, Iniziamo la partita. fanno un po' per la gara, però per il resto solo tre puoi usarne, quindi non è che ne puoi fare un uso più ampio, A quale quindi uova vincente li partita usi, non li assisteremo usi. oggi? Tutta la La telecronaca cosa con è alquanto Chastanov relativa. Junior. Questa me la paghi. Questi geni siano subito ad Così. attaccare forte e duro, ma noi non ci scoraggiamo per nulla. Al Altrimenti mondo. nessuno voglia darsi per vinto. Ma purtroppo il problema è sempre quello. Bisogna iniziare la Che casino! partita, fare un Andiamo! po' di passaggi Fermiamo così! perché loro non sono carichi. Torniamo Ma indietro! da dove Perfetto! spunta Forse hanno quello? voglia darsi per Riprendiamo! Certo Forza! che proprio a scegliere Forza! io la maglia della Portiere la divisa della parata! Genesis e quelli pure sono bianchi, proprio è stata una Numero mossa uno! molto astuta. Mi congratulo con me Numero stesso. pezzettini! Sembra che nessuno voglia darsi Vai, per vinto! iniziamo con la tormenta glaciale, va. Sperando che Glaciale! metta un Fermo 30 minimo in secondi, falsa difficoltà. terra! Ah, però è Joe. È Joe King il portiere con Trivella trivella spaziale! spaziale. Aia. Ai! Parata, il portiere è imbattibile! È imbattibile, Forza! calma, ci stiamo solo Andiamo! riscaldando. Vabbè, questo mo fa da spettacolo, no? Con cometa astrale? Cometa! Beh. Astrale! Non che mi Un colpo dia veramente micidiale! grande problema. Vediamo un po', Nero. Barriera temporale! Ebbè, Parata, il portiere è imbattibile! è il Parto minimo. io! Io questa cosa ancora non riesco ad accettarla, che Rivolta con la palla micidiale! in aria tu La difesa è ovviamente puoi impenetrabile sui venire canotti! È ostacolato. fallo, È gli alberi si stanno fallo e scaldando! mo solo Punizione da perché io ho posizione rotto naturale! una caviglia, che sarà mai? Fa un po' di riposo, torna come prima. Non permetterò di perdere! Tranquilla, Lina. Ora! Eccolo. Vai, questa è bella. Carica Sì. stellare! Questa è davvero bella come Che tecnica. potenza, Qui non signori! si Che passa. potenza! Ce la farà? No, stavolta non ce la può Trivella fare. spaziale! Beh, volevo ben dire. Insomma, Primo gol tutto qui della per questa partita! partita. Ci hanno provato loro, ma hanno fallito. Noi al secondo tentativo abbiamo fatto Torneo gialla, gol. batte il calcio di Siamo già rigore! all'undicesimo minuto, wow. Però possiamo subito provare. Eccolo qua. Ok, bravo, bravo, bravo. Un altro pochino. Ok, vai. Eccolo, lo sapevo che lo attivava, lo sapevo. Oramai leggo benissimo l'intelligenza Supremo! artificiale. So quando tirare e quando Non ho posso mai niente da usare dire, un vai pochino di sapere! più. Oramai, dopo tutte queste partite, se non lo capisci, Stipendio c'è un spaziale! problema di fondo grave. E vai, subito, colpo supremo e 2 a 0. Che tiro Ok, divino! Joe sta a terra, ma potrebbe sempre trovare la forza Torneo comunque sia gialla, per batte il calcio di usare rigore! un'altra tecnica Inizieranno a speciale per respirare! provare a difendere il suo specchio. Andiamo, forza! Ecco, Difendiamo! questo mi interessava. Stanford, ehi, come l'ho evitato? Non lo so neanche io, sinceramente. Squadre sembrano in Vai, lotta vai, fratricida. vai. Eccolo. Ok. Hatch quello era. Hatch della Royal. Pinguino Potrebbe imperatore! esserci il terzo. Numero uno! Potrebbe benissimo esserci il terzo gol. Che potenza, Qui signori, non che si passa. potenza! Ne sto facendo praticamente uno dietro l'altro. La cosa è alquanto assurda. Possibile la Sì, rivolta? Ho segnato! Della Neo Japan. La Neo In Japan batte il effetti, calcio d'inizio! ci Riusciranno a sarebbe. recuperare? Ora, chiariamo una cosa. Io dico Japan perché è la pronuncia corretta e sono fissato con le pronunce corrette in certi ambiti. Però
Però Japan non ha alcun significato. Almeno l'accento Japan al limite. Ma Japan, perché? Ma anche il direttore del doppiaggio, no? Ma non gli salta un attimo? Non gli suona strana come parola Japan? Boh. Che poi parte della colpa è anche del cliente che chiede il doppiaggio. Quindi se il cliente ti chiede Japan, tu devi per forza doppiare come Japan. Non è che puoi fare un torto al cliente solo perché la pronuncia corretta è un'altra. Intanto 4-0. E sono molto ridicoli. Oddio, mi sta venendo un dubbio. Non è che ho messo difficoltà principiante per sbaglio. No, no, non la metto mai. Non ho mai visto un tiro del genere. Non sarebbe normale. Non la metto mai, quindi no, non può essere. Sono proprio deboli loro. Barriera temporale. Buono, buono. Nero penso che sia uno tra i portieri migliori del gioco. Certo, se non ce n'è nessuno. Cosa vuoi fare? Guardalo! Quando mai può succedere a me una cosa del genere? A me falciano, invece a te no. C'era anche la terza possibilità di aumentarla, ma a quanto pare non ho premuto bene. Già. Barriera temporale. Una delle mosse anche più belle di parata, per quanto mi riguarda il gusto. Stoutberg, ancora non sei carico. Ma neanche Jack, quindi. Vabbè, davanti alla porta proprio me lo fai. Allora sei proprio cattivo. Ma queste voci femminili così date a caso, io non capisco. Mi confondono. Dai, su, una cosa veloce. Sì, sappiamo che la pari nero, dai, oramai. Dopo 5 tiri in porta, se non l'hai capito. Ragazzi, c'è qualcuno? Sì, c'è. Qualcuno c'era! Madonna, uccideteli! Uccideteli! Dov'è? No! Ma. Fallo, gli animi si stanno scaldando! Si scaldano, sì! Ma meno male che si scaldano gli animi! Perché, cavolo, livello 3 mi faceva. Quell'attacco. Calcio interdimensionale? Mi sembra. Meno male, perché sinceramente è una partita a senso unico. Loro ci provano e ci riprovano, ma non ci riescono. Ok, passa la Xavier. No, si torce con le Xavier. Oh mio Dio, ecco lui. Vabbè, non è che potevo aspettarmi di fare gol, di riuscire a caricare il tiro più che fare gol. Qualcuno. Vabbè, ragazzi, però se voi me li mettete pure. Se tu mi vai troppo avanti, dopo è ovvio che mi passa giocatori che stanno lì nell'area. Non è che posso chiedere molto dal gioco, Parata normale, dai che ce la fai. E va bene. Talisman. Che poi il primo tiro fantasma era di Talisman. Che cosa faranno? Niente, ce la giochiamo così. Vado io. Tanto sta per scadere il primo tempo, chi se ne frega. Piede del giudizio. A un certo punto, manca davvero poco. La difesa è impeccabile. Forza, vai. Difesa me. Forza. Il portiere l'ha parata. Una partita dura. Una partita, un tempo dura 3 minuti. Più il tempo di recupero sarà 4 minuti in tutto a partita. E finisce in questo momento. Sì, più o meno. 4 minuti al tempo, sì. Va bene, siamo 3 gol sopra. Ora che ci recuperano se ne passa il tempo. Ho dato una barretta a Nero tanto per farlo ricaricare più velocemente. Anzi, per farlo ricaricare proprio, non più velocemente. Per farlo caricare tutto quanto. Bravo. Non bravo. Non tanto bravo, poco bravo. Ehi, guarda un po'. È una partita a senso unico ormai. Ora. Preciso. Proprio quello che volevo fare. Scarica stellare. Ero un po' preoccupato quando ho visto che il giocatore mi inseguiva, ho detto ok, non è carico. Allora posso io caricare fino a scarica stellare. Qua carica.
E niente, quindi ce l'ho fatta, bene così. E cavoli! Forza! Complimenti! Perché tu non sei carico invece? Che problemi hai, Afrodite, che non sei carico? Vai, al limite proprio. Super blocco difensivo! Yeah, urlalo! La difesa è impenetrabile. Dai. Vai, forza! Forza, forza, vai, vai, forza, dai, urla. Partita a senso unico ormai. Che casino, non si capisce niente. Ammirate il potere dei ninja. Zitto tu. E qui non si passa. What? Chi sei tu? Da dove esci? Chi ti ha convocato? Chi ti ha chiamato a giocare? Sempre della Royal, oltretutto. Ma Master si chiama? Che potenza, signori, che potenza! Mi sembra? C'era un Master nella Royal del primo Inazuma? Il portiere l'ha parata! Forza! Dov'è Torch? Ci riproviamo il Torch, ci riproviamo, tranquillo. Eccolo, oh eccolo, grande, grande. Palla di fuoco. Oh, quanto è bella sta tecnica. Un colpo veramente micidiale. Dai, che ce la facciamo. No, non ce la facciamo allora. Può darsi. Può darsi. No. Muraglia infinita non si supera. Vediamo Joking che tipo di portiere è, se ha una difesa buona. I punti che ha anche, perché comunque sia contano, anche quelli contano. Eh sì, vabbè, Jack. Dov'è Jack? Stai calmino. Oh, ehi, ehi. Mo ti faccio tirare. Chi sei tu? Vai. Difesa. È una partita a senso unico. Il portiere l'ha parata. Sì, ma perché ti interrompi a metà delle frasi? Dille intere. Sembri un gioco programmato male. Forse perché è quello che sei. In difesa. Vai. No, no, non mi fare questi scherzi, Coprite. Uff. Il suono di Minecraft quando cade. Proprio, è più bello quello di Roblox, però, Molto più bello. Ma qualcuno ancora gioca a Roblox? Io tipo 10 minuti poi mi ha subito stancato. Cioè, questo genere di giochi mi fa alquanto divertire poco, per non dire un altro termine, ecco. Cerchiamo di essere giusti nei confronti di chi ama questi giochi, perché c'è gente che li ama, li venera. C'è un fandom tra Minecraft e Roblox che è una cosa assurda. Ehi, Talisman! Ma eccolo! Il primo vero tiro fantasma! Sì, vabbè, non serve a caricare all'inverosimile la tecnica più potente di tutte, anche perché è da lontano. E il tiro fantasma non mi sembra proprio che sia un tiro lungo. Quindi il portiere l'ha parata. Non serviva proprio. Eccolo! Oh, oh, e vai, riproviamoci con scarica stellare. Forse Joking l'ha capito. Joking. Ah, ok. Un bel gioco di parole. Joking l'ha capito. Non l'ha capito allora, perché va con trivella spaziale. A cavoli però. Qui c'è un grosso problema. Sì, c'era dietro Afrodite, ma il problema non è che c'era Afrodite, il problema è che io stavo controllando Xavier, non stavo controllando... Fate voi. Probabilmente perché con il tasto meno si dice di andare in difesa, però... Beh, insomma, è un po'... Un po' strana sta cosa. Ti insegno una cosa, Quagmire. Non ti avvicinare davanti alla porta e poi non tiri. Tira. L'hai caricato il tiro? Bene, tiralo. Oh, ragazzi, ci siamo quasi, dai. Siamo davvero agli sgoccioli. Dai, che un'altra partita se ne va. Eccoci al tempo di
Meno male. Un altro. Oh. Ah, vabbè, dai. Fai tu. Faccia lei. Dai, mo. Dai. La carico sempre, anche se non servirebbe sempre caricarla, però non si sa mai. L'intelligenza artificiale di questo gioco mi stupisce ogni giorno di più, quindi... davvero. Cose che dai tempi... non vedevo sta roba dai tempi di Pokémon per Game Boy Color, eh. Ti insegnerò cos'è la paura. Cose assurde. Signore e signori, si chiude così la nostra partita. Eccolo qua, Andre Link vincitore ancora una volta. Wow, non pensavo fossero così pessimi. Davvero una partita pessima è stata. E loro dovrebbero rappresentare il mondo a posto del Dinazuma? Ora puoi giocare contro Neo Japan, ingaggiare giocatori, staff tecnico. Abbiamo la selezione All Stars. Oh, bella la selezione All Stars. Andiamo un po' a vedere questi giocatori, va. Talisman, tu che mi dici? C di tiro? Oh, però aspetta, che tecniche hai? Cometa astrale? Sì, cometa astrale e tiro fantasma. Nulla di che allora. Hit invece mi piace come giocatore, però è una ciofeca. Meteore infuocato? Peggio di meteore e morso della belva. Sei un portiere, sei? Ah, giù a parata B. Però il resto lascia un po' a desiderare. Sì, si chiamava Master sto tipo. Vediamo un po' che c'ha difesa. Solo difesa, sì. Solo scivolata micidiale. Vabbè, nulla di che alla fine. Ecco, Zell mi piacerebbe, però... solo sul gioco per 3DS qui proprio mi lascia indifferente al massimo. No, per il momento sto bene con Nero, che praticamente ha tutto superiore a King. Vabbè, tranne forse l'attacco e la difesa, ma ciò che conta è la parata, quindi sto bene così. No, vabbè, lascio così la squadra. Magari la selezione All Stars può darmi delle nuove gioie. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Se avete altri consigli da darmi in merito al gioco, per giocare in modo meno schifoso di come faccio al solito, i consigli sono sempre ben accetti. L'importante è che siano costruttivi e che comunque sia riguardino la situazione nella quale sono ora, perché non è che tu mi puoi dire dai mano di Omega a Mark dato che ancora sto praticamente alle prime fasi del gioco. Quindi per questo video è tutto, io come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi e ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!